Quando trovo un legno abbandonato a se stesso, provo una forte malinconia. Sento che ha ancora molto da offrire. È come una poesia che non è mai stata letta, o una voce mai ascoltata. Quindi cerco di scrivere quella poesia. Cerco di tirar fuori il potenziale latente da quel legno. Mute e leggere trasportano i ricordi e le loro storie. Ascoltale, accarezzale. Mute e serene vivono in silenzio, nel silenzio, per il silenzio. Mute ed invisibili stanno tra terre e cieli incomprensibili. Ascoltale vibrare al tuo fianco. Vivono nel tuo silenzio. Secondo me, non solo le persone hanno un vissuto, qualcosa da raccontare. Tutto quello che ti circonda ha un vissuto e quindi ha qualcosa da trasmettere, ha un passato. E il bello, secondo me, è riuscire a tirarlo fuori.
stare in mezzo alla natura, a capire cosa succede, che tutto si ricicla, è per me importantissimo. Ti senti limitato come tutte le cose, e la tua arroganza, la tua mediocrità svaniscono. Ritrovi un contatto che è un mezzo comunque per essere, per sentirsi parte di quello che ti appartiene, o appartiene a quella cosa.